Svizzera, Cantone dei Grigioni, a poche centinaia di metri dall'Alto Adige, dall'abitato di Tubre. Siamo in Val Mustair. Questo è il depuratore della Val Mustair, costruito nel 1977, doveva essere completamente rinnovato e ampliato. Per la prima volta nella storia della provincia di Bolzano, un comune oltre confine è stato collegato alla locale rete fognaria. A fine aprile è stato inaugurato l'allacciamento della località elvetica al depuratore dell'Alta Val Venosta a Glorenza. Siamo molto contenti di poter inaugurare questo impianto che consente la collaborazione tra la Svizzera e la provincia autonoma di Bolzano e più precisamente la depurazione delle acque dalla Val Mustair in Svizzera e alla Val Venosta. Possiamo sentirci onorati che proprio sul posto la gente è riuscita a installare questa collaborazione con effetti positivi su entrambe le parti della frontiera. Il nuovo collegamento per la depurazione delle acque è solo un esempio degli investimenti da parte della provincia di Bolzano nell'ultimo quarto di secolo. Quasi 1 miliardo di euro per garantire qualità ed eccellenza del servizio. L'impianto di Val Mustair, che è degli anni 70, sarebbe dovuto risanarlo e ampliarlo. E così il comune di Val Mustair ha chiesto alla comunità comprensoriale della Val Venosta per l'allacciamento all'impianto più grande dell'Alta Val Venosta, Glorenza. Tra il depuratore di Val Mustair e il comune di Tubre si è stato costruito un nuovo collettore principale per l'allacciamento dell'impianto che è stato costruito dal comune di Val Mustair e il resto era già predisposto come grandezza. Il progetto in Alta Val Venosta è una vera e propria eccellenza nell'ambito della tutela delle acque perché per la prima volta si tratta di una soluzione transfrontaliera, una soluzione che permette di risparmiare investimenti e costi di gestione, proteggendo al contempo l'ambiente. La comprensorietà della Val Venosta conosce anche le persone qui al Val Mustair e per questa conoscenza per noi è anche importante di aiutare le cittadine di Val Mustair, per questo è anche di aiutare di migliorare i costi e i componenti di questo settore. Nel settembre del 2012 è stato firmato un accordo per una collaborazione della durata di 30 anni tra il comune della Val Mustair e la comunità comprensoriale della Val Venosta. L'impianto di depurazione Alta Val Venosta ha una potenzialità di 30.000 abitanti equivalenti, depura le acque dei comuni di Curon, Malles, Sluderno, Glorenza e Tubre in Val Monastero con 10.700 abitanti. Con il nuovo collegamento si è aggiunto anche il comune di Val Mustair, 1.545 abitanti. Attualmente in Alto Adige sono in funzione 49 impianti di depurazione per una potenzialità di 1.900.000 abitanti equivalenti.